faccia. C'è sto braccio. Minchia, zio, per te sei tutto, ci rompi i coglioni. Ciao, certo, a tutti. Certo che ti rompe i coglioni. Certo che ti rompe i coglioni. Ciao a tutti, scusate. Deve ancora arrivare, aspettiamo, ancora arriva. Intanto già iniziamo a litigare. No, sì. No, zio, no. No? Mi scappa la scorreggia. Ti scappa la scorreggia, speriamo che mi venga anche a me la voglia di scorreggiare. Gio, mi fai un favore, spalando la finestra. Ciao, Rockan! Rockan è sempre il primo, no, no. Ciao! Sì, perché sennò ciao a tutti, ci sono anch'io. Ci siamo sentiti l'ultimo gameplay. Tu sei sempre il primo. Sempre il primo. Ci siamo parlati anche settimana scorsa. Stasera ha detto che è carico, ha detto che mi picchia. Stasera è una iena. Io ti vorrei picchiare veramente, veramente. Perché tanto nel videogioco sarà... Sei troppo violento. E anche un poco stronzo. Dici sul serio? Violentino sei. Ti ho detto di non toccare un cazzo. Cazzo. Bene. Mi tocca chiudere di nuovo. Ciao, Luisa! Luisa, ciao! Ciao GP, JP come dice. Ciao a tutti ragazzi, mamma mia. JP. Quello. Vabbè, per i nuovi gli spieghiamo un attimino che cosa. Aspetta che devo, mi tocca chiudere e riavviare perché è successo un casino. Non è colpa mia. No, è colpa dello zio. Non è colpa mia. Zio. Non tocco niente. Non tocco niente. Ecco, lascia qui. Questa è una sorta di challenge che stiamo facendo su questo videogame. Già. Ti do 30 minuti di tempo per vincere una partita. Finora non c'è ancora riuscito nessuno. Giusto? Mamma mia, non siamo neanche a fuoco, zio. Guarda che schifo. Come mai? Guardaci. Cos'è successo? Cos'è successo? Infatti, non, la mia faccia non si vede. Sei brutto. Senti chi parla. No Instagram, no Rockan, solo Facebook. Oh, le nostre facce sono tornate. Sono tornate. È di nuovo. Però ogni tanto si squagliano. Se è vero. Sei brutto. E allora... E tu sei più brutto ancora. Guarda che barba. Però che c'ha. Siamo a fuoco ora. Meno male. Guarda che barba che c'ha. Allora, ragazzi, cominciamo qui sta scianca. Forza. Oh, 30 minuti con lo zio adesso. Sì. Fai bravo. Non ho paura di toccare adesso. Di là, forza. Bravo. Aiuto. Nessun limite. Ciao Luisa, ci vediamo nei prossimi video. Come quello di oggi, che non era male, Mi vedete bene adesso. Consiglia qualche grattino per lunedì. Per l'ultima volta mi sono trovato bene con questo qua. Chi prende? Allora io però... Ho notato che Marco ripeteva più volte i combattimenti con gli stessi personaggi, eh. Schissa, schissa. Gli e poi diciamo che devi trovare il tuo. Questo penso sia. Lo so che non era male. Che belli, ci vado alla ricerca io di quelli lì, sai Luisa? Solo che sono rari che riesco a trovarli. Però quando li trovo mi ci diverto. Il filmato di oggi, zio, quello della sexy chat erotica. Ah, ecco. Penso che ce ne saranno altre. Non mi sono più capitati. Ma un'altra truffa, possibile che non c'è? Aiutami. Non l'ho visto Black Mirror. Adesso da agitato sono preoccupato. Forza, zio. Proteggere che tasto è? Non mi ricordo. Sempre la X. Sempre la X. Oh, sei partiti male, E ma i tasti non li ricordo. Numeri fortunati mi piace, sì, ci sto. Ma i numeri. Non mi ricordo. Così cattivo, zio. Così hai mangiato fave? Hai fatto un perfect, non no. Mi avete chiuso il gatto dentro? No, veramente io. Io non ho fatto niente. Chiuso la porta quando c'era ancora il cane fuori. Però non ho visto che c'era anche un gatto. È inutile. Sono. Sì, si apri la porta che lui esce, sennò va in panico. Non è. C'è un gattino cieco che è rimasto chiuso con noi in studio. Non sono adatto per sto gioco. No. Bravo. No, Leo, vai fuori. Leo, vai fuori. Dai, adesso c'è anche il cane. Ok, ce l'abbiamo fatta. 1-0, zio.
Però comunque sta cosa delle dirette è anche una, vedi, una scusa anche per passare di compagnia insieme a loro. Sì. Sì, tanto settimana prossima ritornerà Marco, spero. Visto, visto che tanto la serata è sempre uguale, adesso facciamo una serata sì, una serata però no. Però te lo faccio vedere la prossima perché l'abbiamo fatto uscire, perché non è proprio un gattino, è un gattone che ha 5 anni ormai, solo che è nato con un problema di vista ed è cieco, tra parentesi. Quindi... Però è dolcissimo, quel gatto. E allora va in panico facilmente. Però è dolcissimo. Potresti parlare di Marco Altragirone, secondo me era Marco Carton, il mio compaesano. Ah beh! Su qualcosa ce la possiamo anche studiare, eh. Siamo aperti a tutte le idee. Anche minchiate dal web sta riprendendo. Ma non avevi detto che la prima serie non finiva? Si finisce e andrà avanti. Ovviamente con... Finisce la stagione. Esatto, come ha detto lui. Vai zio. Cosa fai con Lady Oscar? Te l'ho detto, non sono adatto per sto gioco. Madonna, quando lo capirai? Settimana prossima non ci sarò. Non ci sarò. Non ci sarò. Stiamo andando in lag. Ah, mi picchi anche così tu? Bravo. Tanto. Ma guarda. Manco lui sa che cazzo sta facendo. Pile driver. Poi è fatto da una donna, capirai. Perché cosa c'hanno le donne? Eh beh, c'hanno qualcosa in più sopra, con qualcosa in meno sopra. Ma ti ho spezzato le gambe. Sì, vabbè, l'ho girato comunque di là, eh. Un live di macchina, volentieri. Ci sto. Vabbè, io con le macchine non ci so giocare. Io con le macchine qualcosa so fare. Qualcosa. Purtroppo non mi diverto con i giochi. Ma proprio questo non mi diverto neanche. Non mi sto neanche divertendo adesso. Adesso faranno un film. No, sia per me la pratica che Marco sono sardi come me. Ai, che storia. Ma pensa questa cosa qui. Cosa? Di dove sei della Sardegna, Luisa? Gli isolani sono sempre quelli più belli. Te che sei piemontese del cazzo non puoi saperlo. Infatti sono brutto da fare schifo. Zio, siamo a 4 minuti, eh. Cagliari città, eh beh. Ma vivi proprio lì? L'unica volta che sono andato in Sardegna avevo fatto un campo militare quando avevo 20 anni. Io non sono mai andato. Mi piacerebbe. Sardegna è ma è carino, no? Sardegna è tanta roba. Sì. Peccato, ripeto, che non ci sia mai stato. E beh, allora in questo periodo qui te la passi alla grande lì. Madonna, zio, ti arrabbiare. Tutto che sei veramente incredibile. Vinci un giorno mi venite a trovare in Friuli, ve faccio mangiare i cibi tipici. Grazie per l'invito, Rockan. Hai visto Rockan cosa scrive? E io guardo la lì, scusami. Friulano. Sì, lui sì. Rockan su queste dirette è quello più fedele. Peccato che di questo passo io arriverò sempre più a mancare. Perché nel perdere, immagino, prenderle. Immagino la Luisa.
tanto la challenge finisce fin quando, quando perde una volta. Una volta. Poi se sei tu a batterlo una volta o un altro, non ha importanza. Finisce in ogni caso. Sì. Intanto vedo quante puntate riesco a difendere il titolo. Con me lo difenderai sempre. Io non ci credo neanche più. L'avevo visto settimana scorsa questa. Quello con lì. Col camion con. Che non te botte, zio. Container. E tu te lamenti quando ti colpisco, quelle poche volte che ti colpisco. Io tra parentesi ci lavoro anche col divertimento a volte. Cioè, il weekend. Lui fa il karaoke. Madonna zio. Non ti preoccupare. Sei troppo violento. Sei una bestia. E tu invece ci vai molto molto leggero invece, eh? Mannaggia. Potremmo chiamarlo Violenzio. Che parente di Cristenzio. Ritira, sì, certo. Ritira quello che hai detto. Sei un po' Violenzio. Rockan, lo zio. Zio. Cinzio, oggi lo zio te fa un culo. Vedi che Rockan ci crede che... Ah sì, credi in te. Quindi cioè, soddisfalo. Ma dai. Dai che allora, ti fa per te. Fatti un giro nel canale, allora ho pubblicato qualche brano che ho fatto io, Luisa. Che cazzo prendo io? Noi stiamo salutando le zanzare. Sì. Ma come cazzo è che c'è il coso lì che è acceso il zambirone lì? Sulla finestra. La finestra era aperta. Ma c'è un zambirone sopra? Sì. Entrano lo stesso. Schiaccia il bottone, madonna! Vado a vedere perché un attimo fa. Mi dà fastidio. Non urlare. Non urlare. No, ancora accese. Sono geneticamente modificate su zanzare. Ma io ho lasciato la sigaretta. Dai, che... no, non gli fa più niente. Fumarsi da sola. Sono diventate immuni a qualsiasi cosa. Che cazzo, zio? Madonna, come sei violento! Guarda che bestia! Cosa hai mangiato? Ho detto minestrone. Minestrone con sto caldo. Ha mangiato il minestrone con questo caldo. Poi è Natale, mangiare la granita. La granita me la mangio anche se ne... me la sto mangiando, cioè. Sì, fanno un danno bestiale, vero? È sempre al limone. Me l'ha fermato. Tu sei l'unico che riesce a fermarmi ste cazzo di mosse senza sapere come fai. Che importanza ha? Cioè... ah, fa culo. Tanto vinci sempre tu. Che importanza ha? Ballando ti ha battuto. Opla. Ballando. Settimana prossima, Marco, io non ci vengo, te lo dico già adesso. E non si cambia, te lo dico subito. Non si cambia? Idea. Cosa non cambia idea? Devi cambiare l'idea. No, non la cambio e basta. E allora impegnati. Non mi impegno, madonna, che cazzo, mica già... Madonna, già... Ma sei troppo burbero, zio. Già la settimana, mica, mi sta rompendo i coglioni. Se ci metto anche questo... Madonna. Madonna. E la madonna, eh. Zio, spingi i tasti a caso. Hai preso il tuo Ridu? Hai preso quello che ho trovato. Raidu. Rock, hai visto che là sopra in cima, qui su in cima, abbiamo messo il loghino live, a piase? Eh? Fa culo. Cool.
Questo sembra una specie di IACI robotizzato. Dall'aspetto, dico. Tu hai un po' IACI. Così violento. Di arrabbiare se vince Cinzia, ho detto. Non si trattano così le donne, maleducata. E allora non vanno a prendere una donna. Mamma mia, ma niente si può dire a te. Cosa devo dire? Già. Non ho una gran voglia di parlare, quindi. Bello, eh? Quanto male che mi ha fatto lo zanzare, mamma mia. Possibile che lo zio sta diventando super. A me non mi riescono più le mosse, ma va bene uguale. In effetti questi effetti è strano. Vabbè. Zona che puoi ancora vincere, eh? Anzi forse vinci adesso, no? Il tasto per donare, è lunga, sì. Non prima che vedi quel tasto lì ne passerà. E a quel punto lì però se donano qualcosa per il canale, del canale di inventare qualcosa, eh? Di figo. Cominci a guadagnare col canale, devi poi inventarti qualcosa proprio. No, lui dice mettete il tasto per donare. Il tasto per donare serve a farti donare praticamente dei soldi da chi ti guarda. Però non puoi metterlo così. Sì, vabbè. Prima di arrivare a tutti di visualizzazioni. Guarda, siamo più o meno 300 iscritti, tu pensa, Rockan, e penso di averne già fatti tanti. 338 per la precisione. Addirittura. E penso di averne già fatti tanti, senza sapere come, perché. Prima, per mettere quel tasto lì mi sembra che ce ne vanno 1000, 10.000, non mi ricordo. Anche la super chat va attivata. Temo che per arrivare a 1000 ci vorrà tanto tempo. Ah, ci vorrà tanto tempo, dipende, basta pubblicare dei contenuti sempre. Certo. Magari qualcosa anche di nuovo, forse. Ti voglio sconocchiare. Immaginavo che avevi quello. Già lo immaginavo all'inizio. E quello è il mio personaggio. È il tuo personaggio? Non ho nessuna speranza. Già non le avevo prima, figurati ora. Come siamo arrivati? Ho detto quanto siamo arrivati. 15 minuti. No. Così violento. Sei una bestia. Per il culo guarda. Non lo so. Ho tentato sbagliato, è ovvio. Minchia che doppia botta. Ancora. Ma questo è un cretino. Ma non so nemmeno come lo fa per quello. Uno che almeno lo capisce. I can hear the wind cry. Vero, metti sto tasto per donare gli organi, lo devo mettere il tasto. Ciao Gabri. Per donare gli organi, ma quelli per la chiesa però. Che suono? Tu suoni l'organo tu? No. Non l'organo. Ma
non sei organizzato. Che botte. Opla. È una challenge, Gabri. Tu forse non sei mai venuto in diretta con noi. Praticamente do 30 minuti agli sfidanti per vincerne una. Fino adesso quante volte, quante puntate abbiamo fatto? Non mi ricordo, però comunque non c'è ancora riuscito nessuno. Almeno 4-5 tutte. Poi oddio, gli escono delle cose che mi fa incazzare. Ma davvero vado a prendere il popcorn per vedere lo zio che vince. Lo zio ha vinto un round. Povero Rocca non si rende conto di quello che fa. Pure le contromosse gli escono. Così l'ho tutto spumacchiato. Che ti avevo detto? Buoni il popcorn. Gabri, attiva la campanella. Zio, mi raccomando, eh. Ma di nuovo. Ai 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 ai. Gabri, da dove, di dove sei tu? Di Bello, che zona? Cose strane gli escono e poi sono tutti, sono prevedibili perché sono sempre uguali. Comunque ti incattivo proprio per niente, tanto vinci sempre. Ah, tutti a lui gli escono, guarda. Ai. Minchia, pure io sogno di Caltanissetta, provincia, eh. Anche se vivo al nord. Di dove di preciso? Ah, è arrivato Marco. Ciao Marco. Due fustini al posto di uno, Lui lo sa perché gli sto dicendo così. Lo zio se la sta prendendo seriamente. Secondo me si impegna. No. Chi ha preso Patrizio? Che non ho più visto nelle dirette, Goffio. Avrà altro da fare, che ne so io. Dove è andato ad abitare non gli prende un cazzo il telefono. Ah, si è trasferito, non lo sapevo. Una volta ho lavorato con un extracomunitario che si chiamava Abbas, però lui era alto 2,20 metri. Alto che Abbas. Eh beh, un nome azzeccatissimo direi. Sì, great. Sto sconocchiato, eh. Tranquillo, la settimana prossima non, ce la, non lo farai. Ormai è deciso. Ma c'è Marco, puoi dirglielo? Ecco, Marco, visto che sei qua, settimana prossima tu prendi il mio posto. Anzi, da quanto mi guarda puoi prenderlo tutti i mercoledì. Ok, e quando, e quando vinceranno? Non può esserci tutti i mercoledì. E quando vinceranno? Che cosa cambia? Niente. Te l'ho detto, una volta che perdi una volta qua che finisce la challenge possiamo giocare a Tekken Tag Tournament. Se mancano i joypad, tanto ce l'ho quello dell'Xbox. Vabbè, infatti bisogna farlo. Lì si può giocare in 4, però come fai a inquadrarci tutti e 4? Vedremo.
naturalmente cerchiamo di fare squadre equilibrate. Dice, no? Cioè facciamo la sfida, sta un attimo al cesso. Marco lo sta dicendo a te. No, lo zio praticamente si vuole ufficialmente ritirare dalla no, si deve, no, mi sono ritirato ufficialmente. Lascio spazio agli altri. E quando vincerà qualcuno cosa farai? Perché vuoi saperlo? E vuoi saperlo? Niente di no, niente. No, zio, rimani con noi, dice niente Rocca. Niente di niente. Mi dispiace, Rocca, non ce la faccio più. Quando si perde ci si rialza. Un cazzo faccio. Dai, schiaccia! No, non faccio niente, non faccio. Lo zio non è testardo abbastanza. Non ce la fa più. Non è perseverante. Poi succederà che qualcuno mi batterà. Sì. Si cambierà il gioco. Io ti manderò a cacare perché te ne sei voluto andare. Mandami pure a cacare, guarda. Sai che sai quanto mi dispiace? Tu pensi che sia dispiaciuto? Sì. E invece li sbagli. Ti sbagli. Cattivo lo zio. È violento lo zio. Non è come quei vecchiazzi burberi. Ho detto che si chiama Violenzio. Gli ultimi saranno i primi. Ricordalo. E quello non si sa ancora, sai? Vabbè, gli ultimi saranno i primi. Se gli altri vanno a dormire, loro rimangono lì. Così il giorno dopo sono i primi. Vedi, che c'è in gioco se perdi? Mi sta chiedendo Gabri. Cioè, si potrebbe anche fare una penitenza, però se lo zio non vuole. Addirittura la penitenza. Già una penitenza, essere strabattuto. Ma la penitenza la faccio io. Sto parlando. La faccio io, no? Ah, la fai solo tu. La faccio solo lui. Vedi adesso, zio. Che se parte... perde, fa una penitenza lui. Mi fa scassare. Quindi adesso lo zio. Che ti parte l'aura del Super Saiyan e distrugge il gioco. Gli crescono anche i capelli biondi. Quelli così. Vedi lo zio. Quelli tipo casco di banane, le Super Saiyan 3. Banane si mangiano, zio, mi raccomando. Fare cose strane, eh? Io ho preso Maria De Filippi. Hai detto che ti devi ritirare, quindi la Filippi non puoi prendere. Perché per usare la Filippi ci vuole anche la Costanza. Dipende se è Cinzia o bene così. E gli esce tutto sempre. Gli esce tutto ma perdo sempre. Ma pensa un po'. Riesco a fare mosse nuove, cose così, ma guarda caso il vincitore sei sempre tu. Cioè alla fine non serve un cacchio. Come e vince! E vince! Una volta che ti entra con la prima combo, ti fa un macello di combo e tu non riesci neanche a muovere. E mi ferma così, mi ferma a muzzo. È quello che mi fa incazzare. Cioè io mi studio le distanze, le combo, quelle cose lì. Io invece non studio un lui cazzo. Lui va a cazzo e riesce a fermarmi gli attacchi. Ha capito come combatto, eh? Non è che ci voleva un granché, eh. Grazie a te, Luisa. Non sa tanto giocare, è normale che vada a muzzo. Anche io vado a muzzo, eh. Sì, qualche mossa la so, l'ho imparata giocando l'altra volta, ma... Vedi che mi ferma. Il problema è che quelle mosse lì devi anche sapere la distanza, il momento giusto in cui farle. E mi fa anche le contromosse, mi fa. Ma ha fermato la super! Adesso la stampo però. Fammela pure. Quanto manca? Vedo grande zio, sono sempre contenti. Grazie, dice. Quanto finiva? Quanto ci vuole ancora? Tanto così zio vincevi. Quanto ci vuole ancora? Quanto manca ancora? Un'ora. No, non me la conto. No, dimmi la verità. 4 minuti. Tu dici sempre bisogna dire la verità, allora dilla la verità. 4 minuti. 4 minuti, bene. E problemi? E non fare il musone! Zio, psichiatria, ci va 5 minuti a arrivare, eh. Ti portiamo? Sì, poi, dove mi porti? Mai neanche, eh.
un posto più bello. Andare all'ospizio, non so. Voglio giocare la carta con non i vecchi. Non ti preoccupare, mi arrangio da solo. Si stanca. Maternità. Maternità. Sei incinto? Nico. Nico. Tipo questo si chiama Nico, però è una donna. Poteva essere Nika. Ma invece è tanta. Gabri, ma sei ma di... A parte che... Che altra insetta, città o paese? Dove sei di preciso? Non l'ho visto prima. Ma sbaglio, ho fatto una luce strana. No. Io sono nato a San Cataldo. Minchia, non ci credo. Sì, ha fatto un lampadario. Di nuovo. Minchia, Dio, sei incazzatissimo. Minchia, sei una bestia. Sempre per poco, eh. Te lo giuro, Gabri. Minchia, mi mena mentre leggo la chat. Goffio, stavo parlando di te, Goffio! Ho detto, l'ho più visto Goffio! E lo zio, ho visto, è diventata una bella, sei incazzato come una iena! Quando le iene si incazzano ridono. Riesci a fermare tutto? Guardalo! Cos'è sto schifo? Dai che hai vinto, zio, dai! Fai altro che portarmi sfiga così. Madonna, zio! Ha vinto lo zio! Ha vinto lo zio! Visto! Quindi possiamo, finire qui il gameplay, la diretta. No. Ah no? No. Ha vinto lo zio. Sì che stavo leggendo di là che parlavo con quello. Ma io te l'ho vinto lo stesso. No, è stata una botta di culo. È inutile che fai il cascamorto. No, stavo parlando veramente. Ma se eri distratto a parlare, non eri concentrato, si vedeva. Se eri concentrato non finiva così. Pensi che io sia scemo. Cioè veramente, ma per chi mi hai preso? Io te l'ho vinto lo stesso, hai vinto. Fai parlare come vuoi, però la verità è questa. Ragazzi, la challenge è finita. Dobbiamo cambiare gioco la prossima volta. Dai, combattiamo di nuovo, dai. Com'è, Goffio? Grazie, grazie. Il stesso personaggio di prima? Sì. Allora adesso gioco giusto. Così vediamo chi aveva ragione prima quando ho detto che... Visto? Vabbè, però... Ragazzi, Giovanni... Non c'era quella clausola. Capisci? Però lui non è l'unica volta che ha letto. Tutte le volte legge. Lui non legge mai. È stato un colpo di fortuna, inutile farsi illusioni. Ma non ha importanza. La challenge era così. Doveva perdere. Stiamo bene, Goffio. È la mossa speciale con lo schiacciare. Te lo dico solo adesso, tra l'altro, è una cosa veramente strana. Una bestia, zio. Si passa. No, Minecraft. No.
ragione prima. Quanto manca ancora? Un minuto. Peccato, pensavo finita. Vabbè, ma tanto ormai una volta l'hai battuto, perciò ma questo qui è il 6. Ciao Secco, com'è? Finalmente ti vedo, segnato in una diretta. Tra un tab di Mortal Kombat o Street Fighter, ma mi sembra che qualche challenge tempo indietro l'hai fatto su quella. No, su Mortal Kombat sì. No, non ho fatto nessuna challenge su Mortal Kombat, ho fatto solo... Abbiamo solo fatto il gameplay, niente. Ah già, niente ho fatto solo il gameplay. Con me e poi non so con chi altro. Forse solo con me l'ha fatto. Che questa è una nuova. Che è? La mariposa. Vabbè. Ma riposa dove riposa? Sì. Ah, riposa dentro l'uovo. Due uovi ti sei fatto, zio. Oh, che miseria. Tre uovi, zio. Io zabaglione proprio. Zabaglione di dinosauro. Bene, Secco, bene, bene. Quante minchiazioni che ti escono, zio. Cazzo, che cos'è? Un 69 al contrario. Ferma. Solo tu riesci a fare queste cose. E Marco non ce la faceva mai? Non le faceva mai? Perché sono cose che sono fuori dinamica. Oddio, un combatto. Ma vedi che sono come dovrei preso? Combatto. Finito? Ti blocca, vedi, se ne accorge anche lui, mi blocca tutte le mosse speciali con un tastino lui. Lo zio è uscito vincitore, eh? Boh, ho finito. Ciao a tutti. È riuscito a vincere. Arriva Giovanni. Ciao a tutti, ciao. Così la prossima volta si cambia gioco. È già, lui ha detto, ah, la prossima volta si cambia gioco. Ha già cambiato idea, la prossima volta viene. No, veramente non ho cambiato idea. Ma no? No. Ciao a tutti. È super. Ah no, Marco dice non sapevi. Come non sapevi? Guarda il video precedente, le facevi pure. Allora, vediamo un po'. Ma proviamo a Yabusa, va. Non ho mai giocato con Yabusa. Prendo Patrizio io. Che suaro. We fight. Fai Giovanni contro sì, in realtà era combo. Mi sbaglio pulsante. Sono aperte le scommesse. Scommesse di cosa tanto? Ormai la challenge è finita. Ormai è lo zio che ha finito. Siamo onesti per piacere, è stato Carmelo che mi ha regalato la vittoria.
Solo che lui ti deve avere comunque sia che... finita è così. Qualsiasi cosa sia Elisa, successo, ma ciao Elisa. La challenge era quella. Mamma mia, come siamo fiscali. Ma perché è questa? C'è la verità ti fa male, lo so. Onoriamo lo zio. Ah, ancora? Porca miseria, ancora! Questa l'ha presa. Che botta, mamma mia! L'ho battuto dopo due partite. Sono demoralizzato. Ah sì? Piacere, io sono sempre Giovanni. Guglielmo, tocca stronzi. Tocca stronzi, bastardo. Ne fate, sì, facciamo una live al mercoledì per adesso, Gabri. Ok. E anche io ho battuto Carmelo una volta, boh. Il campione si è lasciato un po' andare. Mi riprendo subito, adesso ne vinci più neanche uno. Vabbè, tanto l'importante è che ti ho battuto una volta, giusto? Sì, ma adesso non me ne frega un cazzo, tanto... Allora, adesso andiamo di prepotenza. Sì, smetto di fumare anche Elisa. È un po'... Ah, eccolo qua, non riuscivo a capire... Vediamo l'assassino. Ciao zio! E fatta la cacca oggi! Non ancora. Aia. L'assassino! È da ieri a mezzogiorno che non me la faccio. Non caghi da ieri? Non la fa, non se la fa. Rocca, digli qualcosa allo zio che non fa la cacca da ieri. Ma non è che fa la cacca. Sì, adesso sì, la fa la cacca. Adesso andiamo di prepotenza. Guarda come è cattivo. Oh, non capivo più niente. Mamma mia. Ok. Sei stitica, zio? Chiede Gabri. Chiede, tu non fai la cacca da ieri, se ti preoccupano. Mamma mia! Oh.
lo sapevo che era un caso. Un attimo di rincoglionimento. Ah, e beh, mangia le prugne, zio. Hai capito? Fatti le prugnette. Poi anche tu sei abbastanza violenzio. Non sono ripreso. Com'è il goffio? Fatta la cacca. In qualsiasi modo inizio, c'è niente da fare. Ma guardalo lì! Stavolta quando mi alzo non è che sto facendo sempre il calcio basso, cambio sempre ora. Sono bestia. Vuoi un bacino sul capocchione? Chiede goffio. No, è moscio oggi, è spento lo zio. Niente baci sul capocchione. Vuoi che ti ciuccio la fronte? Vieni solo a provare. Non sono così tranquillo dopo che l'avrei fatto. Addirittura. Sei troppo violento te. Vorrebbe una signorina, non un maschietto. Dagli bacetto. Zio, usi lubrificante per avere una pelata tanto splendente. Se sì, dimmi quale. È Rockan che chi fa domanda, Che stasera è bella piena, Splendido, splendente come accattivante. Poi anche io. Faccio i giochi con la mente. Dove è andato lo zio? Senti, zio, c'è un zio. Splendido, splendente, para, pa, pa, para. Zio, dai, riprenditi. Perché mi devo riprendere? Non so, ti sento moscio. Col pugnetto del cazzo. No, è rimasto un pochino. Muscito. Minchia di super, mi sono preso pure una pagnotta in faccia. Chiudiamolo subito.
basta, ti stavo acchiappando, ma... Tutto sporco di cacca. Creduto in un mucchio di merda. Merdaviglioso, allora, merdaviglioso. I rivoluzionari, vai sminchiatillo. Sminchiatillo, ah, sbacchiatillo. Dai. Bella! Non so come ho fatto, però. Una presa bassa. Quello sono sicuro. C'è un ventilatore dietro. Oh! Oh. Ma non riuscivo a capire, non riuscivo a prendere il tempo giusto per... Appena partivo, bam, arrivava qualcosa. Great. Cambia personaggio. Cambia perso Cinzio. Il rivoluzionario mi piace già il nome. Tiziano, la seconda partita l'ho vinta io. Però poi tutte le altre, mi ha scassato. Zio, fai la telecronaca del gioco, ti chiede Gofio. No. No, zio non fa un cazzo, rompe solo i coglioni. Peccato che non sono qua, infatti. Zac, vediamo se ci azzecca qualcosa. Zaccaria. Zaccaria, che tutte le feste porta via. No, fa cagare anche sua zia, come la mano. Ma vabbè, ma quelli sono dettagli. Lo zio è offendino stasera, si offende subito, si incazza. Ma c'era Puffo Offendino, non mi ricordo. Sì, c'è lì, non lo vedi. Che male. Fai il parassita, chiede Gofio. Ma scusa, c'era una minchia di mossa. Me l'ha fermata, però ok. Fermato, guarda. Lo zio bisogna sì, portare. Ma le mosse si possono fare anche senza fare quel, per forza quello davanti, eh. Cosa? Perché quella, la mosse, la super l'ho fatta con altri due tasti insieme. Probabilmente questo qui sono due tasti insieme, devi solo capire quali. Sì. Questi sono solo delle scorciatoie. Lo zio bisogna portarlo in un bel posto. Quale? È Gofio che dice. Ma non gli rispondi a Gofio. Capirai per quello che stai vivendo, bisogna portarlo. Già io, già porto, dove è Diego, già, Diego? Già mi porto da solo in giro. Qual è Diego, già? Diego dovrebbe essere quello lì rosso a fianco. Ah, eccolo lì, dov'è? Forse si riprende. Proviamo Diego. Vuoi andare a Negre, zio? Non ci vuole andare a Negre, Gofio? No. I rivoluzionari chi sono? Loro. Sì, fanno. Cosa rivoluzionano? Maia. I coglioni sono proprio tutti a romperli. Dai, è l'età. Non si è offeso, sarà andato a fare riposi. No, ancora qua lo zio. Però non caga nessuno. Dove lo porto? Lo spizio? Che è botta? Madonna quanta energia sono andato.
Ho avuto un attimo di svarione. Quella roba lì mi toglie energia anche imparata. Ciao Lara, come non ti è arrivata la notifica? C'è Lara, zio, vuoi salutarla? Ciao Lara! Ha detto che non gli è arrivata la notifica. Quello che avevo detto. Lo sappiamo. Questo non capisco come si para. Va bene, la terza no. Cambia un po' sta vita. Ciao Ares, mi è passato il tempo non avvisandomi. YouTube me la sono dimenticata. Hai capito? Sì. Ma è affetto, è incazzoso stasera. Digli qualcosa, Lara. Ma zio, se ho capito bene, Lara è la fidanzata di Walter. Mi sconti? Sì. Ah, adesso ho capito. Io tengo. Cosa hai capito? E cosa tengo? Che tengo? Ma tu lo conosci? Chi? Walter? Sì. Taurus lo chiamavamo noi, sì. Vieni a scuola con me? Ah. In castigliano. Ma guarda che Asti è piccola, eh. Mi sembra strano, ma lo scappo solo adesso. Aia. Cavolo di contromosse, non riesco a capire come farle. Beh, adesso non ho fatto neanche una. Io però. Ah. Stavo cercando di fare le contromosse, ma non è. E dipende dall'attacco, può essere indietro, può essere avanti, può essere su. Lo so, ma non mi vengono mai. Il tempo giusto devi fare. Lo zio gli escono. Micchia che botta che sei presa quella. Una botta di salute. Sì, Asti è piccola. Se fai una scorreggia qua, se entrano alla fine della città. Che pedata. Vedi quando comincia a fare ta ta. Ma così fate, scassatevi. Cane vignato. Cane magnato. Mi piace sto nick, cane magnato. Di dove sei, cane magnato? Bello. Vola. Ti ho visto. Ah! Siracusa. Bello, bello, bello. Tutti Sicilia. Cani magnati. Mi piace quando arriva gente nuova. È bellissimo quando è così. Una serata buona questa. Cambia personaggio.
Kasumi. Kasuki. Kasuki forte proprio. Quella cosa qui. Ah, questo è quello che si avvicina di più. Bello sarà cosa, mi piace. Mette la campanellina. Lui, Rockan, chiede se è una campanella che è quella che avvisa delle live. Penso di no, Rockan, perché non ci conosciamo. Un cazzo. Hai visto? È tutta una scorreggia. Mo sembrava potente. Ah, già vero che ormai mi freghi sempre con. Esisti però, eh? Ma tanto l'ho persa così. Ancora? Non si sa. È morto. Oh là là! Ma guarda lì, per una scorreggia! Vabbè, non mi chiedere come l'ho fatto perché non lo so. Lo zio esiste, sì sì, dice ogni tanto parla zio. Sto strazzando tutta l'indizione qui. Sì. Sì. Se me ne succo uno. Quanto manca ancora? In teoria 6 minuti. In pratica 6 minuti. Fai uscire il riccio di d'oro, zio! Questo schema è una schema buia, che ti non vogliono, riesco a vedere... Ti vogliono tutti bene, zio, però te sei burbero! Sono belle quelle mosse lì che fa... Solo sapere come cazzo si fanno, quando sparisce! Boh. Siamo bizzazzi, siamo fantastici. Minchia che pagnotta. Ma come hai fatto a farla due volte? Cioè non ho capito come hai fatto a farla due volte. Perché la prima non l'ho completata. Come non mi hai dato una pagnotta che mi hai scaraventato? Ti ho dato una pagnotta ma non ho... Perché praticamente tu schiacci la super, però devi continuarla. Se invece la fai, se non fai tutta la combo della super, lui non te la toglie. Ok.
Capisci? Almeno io ho giocato così, ho notato quello. Me la fa sempre tutta, mi toglie tutte e due le tacche quando la faccio. Schiacciando una volta sola? Sì. No, ti faccio vedere adesso. Anche se allora la... ci deve essere qualcosa che non va nel... Ah no, sai cos'è? Adesso ho capito anche perché mi ha fuggiato lo zio e perché mi hai fuggiato tu. Perché nelle opzioni, ho troppo dire se c'è in diretta, ho giocato con Talebano e io ho l'energia minima. Ah. Ecco perché mi avete cafuggiato. L'energia minima? Sì. Vabbè, oh, tu ormai la challenge l'hai fatta. Sì, ho capito che l'ho fatta, però... Ecco perché non mi fa... Guarda, adesso ti faccio vedere, appena la carico, la schiaccio una volta, tanto anche se non ti prendo me la toglie. Senti, vedi quanto cazzo mi levate? Ora ci sto facendo caso. Guarda, levati, allontanati. Guarda. Ma non ti ho colpito. Visto? Ti ha levata tutto, tutta subito. Non ho... Ti sei tolto l'energia da solo. No, volevo fargli vedere, volevo farmi capire. Sì, ma tanto ormai la challenge è finita. Non siamo darmi pari, però. Vabbè. Nel mondo più assoluto. Cosa vuoi che ti dica? Bisogna chiedere alla giuria. Tanto la challenge con me non vale, è quella con lo zio che ti ha battuto. Guarda quanto mi levate. Adesso ci faccio caso, non ho mai guardato l'energia. Che caso mica... Minchia! Visto, guarda. Ho toccato una volta sola. Ho fatto male però stavolta. Vabbè, ma non vedi quanti pagnottoni che ci dai lo stesso. Tutto da rifare. Quanto cazzo mi ha tolto? Adesso che ci faccio caso, porca troia! Mi scardinato ogni volta che mi toccate! Stavolta ad esempio non l'hai consumata. Come mai? Non lo so. Forse perché ti ha preso il tipo. Ci deve essere. Ha preso il tipo qui. Tritalino. Vedere lei con me è sempre bello. Fate spesso più spesso. Ah. Ho aspettato che ci mettevi di guardare. Ogni tanto leggo. Grande Rocca. Bella quella lì. Contro il muro l'hai fatta. Vedi che comunque sì, l'energia è quella che è, ma ci scassi lo stesso. Sì, ma hai perso una volta sola. Allora meglio ogni 10 giorni così, perché proprio così no, perché magari nel frattempo siamo morti lì, no. Quanto manca ancora?
Siamo. Veramente siamo out, però bene lo stesso. Ah, vabbè. Allora, Rockan, cosa dobbiamo fare? Fai riunione con tutti gli spettatori per capire se è valida lo stesso, se da rifare. Perché tanto comunque ci sono altri giochi, noi avevamo pensato di giocare a Tekken. Sì, però per giocare a Tekken mi devo ancora organizzare. Cioè, vabbè, beh, si può giocare anche ad altri giochi, tipo a Street Fighter, come hanno detto loro, oppure Mortal Kombat. Schissa, schissa, schissa. Aspetta che sono... Ah, eccolo qua. Faccio l'ultima prova. Oh, gente, che facciamo? Mi piace, fa tipo il oh, il consulente. Sì, 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 sì. Fantastico. Rende proprio l'idea, come l'ha scritto. Ho fatto una diretta a Lino con il Resident Evil 2, l'ho finito in un'ora e 18 minuti. Rifare, dice Lara. Vi piace proprio così tanto sto gioco? Ma evidentemente seguono le regole. Ma così stiamo 2 anni e mezzo a giocare sempre a sto gioco. Bella, è bella. Non so manco come l'ho fatto. Mezza luna con la presa all'indietro. Quella là sotto la dico. Sì, ho fatto la mezzaluna, però involontariamente. Come fai? Mica quando fai i pugnetti così, rompere. Mica che botta! Porca troia! Qualcosa da brivido felino! Devo portare il gatto! Ma io veramente un Resident Evil 2 a livello estremo come avevo fatto prima lo farei. Tutta una tirata! Che botta! Pure. Non lo so come ho fatto. Ah, già è vero che fa. Ormai non mi sto neanche impegnando più perché ormai siamo fuori limite. Sesso in camp. Se ci mori da infarto ci credo. Cioè, facciamo ancora una. E poi facciamo riunione di gabinetto. E visto che è l'ultima, vado su random. Vado anch'io su random. Vedo che cazzo esce. Usa Y per il pugno. Ah, veramente? Lo sapevamo. Ma è spinto, via, vedi. Però. Che cazzo è questa? Ciao Maria Rosa, è arrivata Maria Rosa. Ciao Maria. Scusate il ritardo. Vabbè, ma tra un po' è finita. Perché è già un'ora che. Che cazzo c'ho io? Chi è questa qua? Tu sei Mariposa. Ha
Minchia, l'ho consumata tutta. L'ho consumata tutta. Oh, vedi che anche a me me l'ha consumata tutta. Una volta sola. Chi è che vuota? Hai finito queste prese? E questa fa, fa quella? Non voglio niente, anzi, ma cosa togli? Mamma mia! Boh, è finita! Che mazzate, chi sta vincendo? Due volte però ho perso, visto? Allora, Rockan Red. C'è un altro Rockan qua. Un altro Rockan, è vero. C'è Rockan City. Lo zio non ha segreti, molto misterioso. Sta nelle sue, fatti vedere, zio. Fatti vedere. Fatti saluta. Vedere, dai. Eccolo qui, lo zio. Eccolo. Se non mi vedi addosso. Vieni qui, vieni. No, non mi fido. Non ti fido più. No. Non mi fido. Dai, zio. No. Zio. Dai, zio. Guarda, parliamo così. Dai, piano piano. Piano piano. Dai. Rock and Red è parente di Rock and City. Sì. Siete amici? Se facciamo ancora un random. Fai un combattito nuovo, ti ricambia. Facciamo ancora una, va. Facciamo ancora una e poi dopo vi salutiamo. Hai chiesto se scanda zombie tu. Tu Ridud, è tuo o mio? Boh. Se è a destra è il mio. E di nuovo questo c'ho io. Ah vabbè. Fa schifo sta qua. Madonna che botte. Questa fa malissimo. E porca miseria. Minchia, ma anche se sono in guardia. Ah sì, ne hai presa. Che fa lo stesso. Non so chi sia, è bellissimo. Madonna che mina. Ma ha preso lo stesso mentre... Ah sì. Minchia, fa male porco. Madonna che mina! Puttana, vai! Aia! Ha fuggito, l'ha fatto male! C'ero quasi, Vai, tanto ormai ci abbiamo gli spettatori qui che chiedono. Sì, spettatori, da dove arrivano? Dello zio. Ah, beh. Lo zio c'aveva i tori, non lo sapevo. Non è che c'è i buoi invece, quelli che... Chi mi è uscito adesso, no? Che cazzo la conosce questa? De Filippi... E se metto l'energia normale, quanto cazzo leva sta qua? A fare le minchiazioni anche lei.
Madonna. Fai il lamparino, fai. Deve essere forte sta cosa. Capire solo come funziona. Ma fa come Gianlì. Ma fa anche lei un po' misto, perché fa come Gianlì. Adesso sto guardando. Fa un male porco. Questa Lo so, ma non ho capito perché me l'ha consumate tutte e due. Ma me le consuma sempre tutte e due. Deve essere potente. Diglielo, non si picchia signore, che stai facchino? Vabbè, che devo fare? Se non mi picchia lei, mi picchia. Cioè. Stavo se non picchio io mi picchio. Stiamo imparando a conoscere dei personaggi che non abbiamo mai preso. Ah, sì. Con random. Oh, ma di nuovo la donna degli uccelli. Cioè. È finita, ma adesso chiudiamo. Ma sì, ma adesso stiamo giocando così. Che cazzo vedi sto piccione? Minchia. Che cazzo di piccione di merda. Che quante palate. Si si vola questa picciona qua. Non so neanche come ho fatto, però. Il problema è quello. L'ho fatto pure due volte. Ah, forse andando due volte avanti con... punta. Yeah. Non mi ha fatto muovere stavolta. Vedi? Ma servirà qualcosa quella roba? O è una presa o è qualcosa? Quanto peso? Che pedata! Sono un po' stanco. Allora, vediamo sto giochino. Rockan! Ma alla fine cosa ha deciso il popolo? Voilà, eccoci. Sì, anch'io sono un pochino rincoglionito dopo. È stata un pochino più lunga del solito questa. Sì. Più di un'ora. Un'ora e venti? Sì, un'ora e venti. Ma cosa ha deciso il popolo? Dimmi. Sono pigre, decido io. Vai, spara. Ci stiamo squagliando. Aspetta, Lara guarda. Ha detto che da rifare. Vai anche tu. Che vi dovete mazziare. Oppure cafuggiare. Pigliare a tombolati.
No, stavo parlando della sorte della challenge in realtà, Rockan. Corse, tante corse. Fumo una sigarettina. Accompagnalo tu lo zio, che sennò... Sì, io accompagno lo lui zio. Lui accompagna lo zio e mi fumo una sigaretta ancora insieme a voi. Mentre... Però lui si fuma le sue, e voi vi fumate le vostre, vabbè, mi raccomando. Se vuoi una sigaretta, vuoi sigaretta qui. Ciao, Sai come si apre il cancello? Sì, no, con il cancello no. E allora ci il cancello forse... basta che mungi il bottone. E il bottone lui lo sa qual è? Tu sai qual è? Fa vedere. Allora. No. Eh? Non so qual è. Non sai qual è? Non sappiamo qual è. Non so. Non sappiamo... Tu fai prima. Se dove c'è il citofono? Sì. Se non... Il citofono ce l'ha la finestra qua. Okay. Se tu non lo alzi, c'è un tasto. In basso. In basso. Ok. Cioè non devi alzarlo, il tasto in basso, perché se non in alto che non serve a niente, quello in basso. Okay. Come Maria Rosa? Saluta il popolo. Ciao a tutti, ciao. Non ti sei neanche visto, vieni giù. Buonanotte. Io vi saluto. Arriva. Io vi saluto nel caso che lui finisce la diretta, chiamalo come vuoi. Ciao. Ciao la retta. Allora, la retta, tu hai detto che è da rifare. Quindi un voto da rifarla. Ai. Io mi farei un Resident Evil 2. Una diretta di Resident Evil 2 a livello manetta. Per cercare di finirlo entro un'ora. E fischia. Rifare Maria Rosa. Rifatela pure Rockan. Rockan Red. Cioè io ve la spiego com'era. Questa qui praticamente è una challenge. Davo 30 minuti di tempo a un avversario. E doveva vincere una partita entro un'ora. Il problema è che mi sono dimenticato di pareggiare bene le energie, quindi loro erano avvantaggiati e l'hanno vinta una a testa. Rock and Red, penso non rifarla. Non ti piace The Drive, Rock and City, Resident Evil 2. Io ci sto, io lo farei anche a mezzanotte di stasera. Resident Evil 2. Cioè proprio prendere un'ora di pausa, poi lanciare il gioco e cercare di finirlo. Perché basti al contrario Rockan City? È Resident Evil, è bello, Lara, è tanta roba. Ah, la sigaretta ci andava. Dicono tutti di rifarla, Dai, se la fai, chiamo tutti i miei amici che sono appassionati. Anche tu, Resident. Ma io la faccio volentieri, Livello manetta, quello ultra balè, ultra bastardo. Tra l'altro l'ho finito qualche mese fa e non mi ricordo più praticamente un tubo. Però magari fra tutti, sai, consigli in diretta si può anche fare una cosa del genere. Allora facciamo così. Quanti a mezzanotte, quindi tra un'ora, sono disposti a spararsi la chat di Resident Evil 2? C'è la live, non la chat. Io sto fino alle 3. Sei un grande tu. Sei fantastico. Rock and Red ci sei. Rock and Red, tu hai la campanella. Qua stanno chiedendo una cosa che a me piace, figa. Praticamente cosa che chiedo? A mezzanotte, quindi tra un'ora. No, vabbè, ma non è un obbligo, Maria Rosa. Chi è che vuole, ben volentieri. Quindi tra un'ora diretta a livello manetta di Resident Evil 2. Ah. Rock and City, se c'hai la campanella ti arriva la notifica, io la faccio, Perfetto Gabri, ok. Siete già in tre. Rock and City, perché adesso devo chiamarti City, perché sennò ci confondiamo.
Resident Evil 2, ma praticamente giocando da capo. Sì. Livello ultra figo. Però. Senza trucchi, ovviamente. Ce la fai comunque. L'avevo finito in 1 ora e 18. Un'ora e 18? E il record mondiale era 1 ora e 14. Mamma mia. Se lo ricordo, c'era, no. C'era un ragazzo che era fortissimo. Allora tu eri secondo? No, poi tu calcola che comunque ci saranno i secondi, tipo magari lui l'ha finito 1.18 e 5, l'altro l'ha finito 1.18 e 10. Ah, non capire. Va bene, Lara. Allora, Rockan City c'è, Rockan Red mi ha detto che c'è, Rockan Red, se c'hai anche gli amici che sono appassionati, benvenga. Io direi che ci vediamo tutti dopo, perché adesso noi ci facciamo un caffettino, ci rilassiamo perché ci abbiamo due occhi così e dopo sicuramente saranno anche peggio, perché quello lì... Oh, Anker Blick, buona serata anche a te. Allora ragazzi, io a mezzanotte lancio un'altra diretta, lui penso ci sia, non lo so, vediamo di riuscire a finirlo entro quei tempi lì. E chi è che non c'è la campana se la attiva, perché così almeno... La vede, così almeno arrivano le notifiche, soprattutto le notifiche, le chat, io, sì. Tante cose io non me le ricordo, quindi chi se le ricorda magari. Che, noi non abbiamo solo le challenge, ma abbiamo altro anche. Allora, grazie Lara, a te buona nottata, buonanotte, noi ci vediamo in qualche altro video. Si sveglia mia mamma, ok. No vabbè, finiremo sicuramente prima delle 3, perché alle 3 contiamo di essere tutti a letto. Quindi bisogna finirlo diretti, senza salvataggi, perché non si può salvare, facendo il livello quello balengo e via. Sì, un'oretta. Un'oretta e... Ci metterò un po' di più. Sì, vabbè, logico, perché magari è tanto che non ci siamo. Se no mi accoppano subito. Ah. Lì ti ammazzano subito con il livello balengo. Ottimo. Allora ci vediamo dopo, Anker. Ragazzi, ci vediamo dopo. Andiamo a farci un caffettino che magari ci riprendiamo intanto. Okay? Ciao ragazzi. Siamo mezzi morti. A dopo. A dopo. Ciao. Ciao.